Diciamo che io sto proprio corto con i tempi, tanto chi mi ha preceduto, e di questo non sono molto contento perché significa che c'è una linea, cioè essere renziani vuol dire avere qualche pensiero in comune. Quindi non sto a ripetere le cose che ho già sentito dire, che condivido, mi riferisco in particolare anche a quello che ha detto, forse non la vedo più, alla candidata sindaca di San Lazzaro, se non ricordo male, mi riferisco a Mogna, mi riferisco anche al candidato sindaco di Zola, e vorrei proprio collegarmi a quello che aveva detto prima Matteo, cioè l'associazionismo è molto importante ed è invece l'aspetto che è stato più trascurato dal mio compagno, anzi ha fatto anche di peggio, cioè li ha proprio abbandonati, cioè l'associazionismo non è stato tenuto in considerazione come proprio vettore, come compagno di viaggio per cercare di risolvere alcuni problemi che sono dati proprio anche dal taglio delle risorse. L'unica discussione vera, vi racconto questa anche soltanto ormai è tardi, insomma, che ho avuto con la mia competitor è stata per la spilla finora. Cioè mi ha contestato il faccio, il suo problema è la mia spilla perché sopra c'è scritto sindaco e io gli ho detto sì, non mi presento come bidello e non l'ha capita. Cioè siamo qua, cioè noi abbiamo le aziende che chiudono, abbiamo adesso a marzo altre due aziende che purtroppo chiudono e anzi delocalizzano, questa è la cosa peggiore addirittura, quindi vanno da un'altra parte. Io ho incontrato qualche operatore e parlando con loro dicevo ma per esempio perché non avete mai chiesto, non so, qualche vantaggio anche fiscale, no? Per capire, perché è nel potere del sindaco, se in qualche misura la poteva mettere in campo, e gli hanno risposto picchi, cioè che queste cose qui non si potevano fare. Chiudo dicendo questo, io spero sinceramente che le unioni o le fusioni della città metropolitana abbiano un senso, ci credo che abbiano un senso. Devo dire che il risultato di questo, diciamo così, ultimo mandato per ciò che riguarda l'Unione, mi riferisco alla Noghegliera, è stato sicuramente fallimentare dal punto di vista di quello che è arrivato ai cittadini, cioè non è arrivato proprio nulla, no? Nel senso che quando ci sono stati problemi che in date diverse ma hanno comunque toccato tutti i comuni, come dice mia nonna, ognuno balla con suo nome, cioè nel senso che non si sono proprio parlati, no? Ma per qualsiasi roba, dalla chiusura di pediatria di Bentivoglio, dove ci saremmo aspettati che, voglio dire, i sindaci avessero almeno detto vero, non voglio dire, perché bisogna anche cominciamo anche a dargli un senso al rispetto per il territorio, no? Io vedo qualche documento anche della direzione provinciale che condivido, se vogliamo rispettare il territorio bisogna anche smetterla di pensare che tutti quelli che abitano da Castelmaggiore in su, Castelmaggiore compreso, sono sudditi, cioè abbiamo casomai anche noi qualcosina da dire, forse possiamo dare un contributo, probabilmente se condividiamo alcune scelte, nel senso che se convinciamo i sindaci, questo è quello che penso, poi il sindaco convince anche i cittadini, cioè non è che abbiamo dei dementi, però bisogna convincere i nostri sindaci, ci si siede, ci si prende il tempo che serve e alcune decisioni le condividiamo, non più come se ci fosse il Re Sole che scrive qui a Bologna cosa è importante per noi che abitiamo vicino al Reno, come se non avessimo facoltà di intendere e di volere. Non è così. Io lunedì scorso ho fatto la prima presentazione della mia candidatura e devo dire proprio con piacere che cioè, cos'è che ci ha dato Renzi? Ci ha dato questa facoltà di potersi presentare, vedere che i cittadini arrivano, addirittura i grillini. Cioè, io sono stato anche accusato di questo, per me invece è stato un piacere e un onore vedere che i grillini hanno mandato quattro persone che a tutti io stimo, cioè sono quattro brave persone che sono venute appositamente ad ascoltare. Questo è molto importante, nel senso che cioè, la partecipazione è una roba nostra, cioè sono gli altri che ce l'hanno presa perché noi l'avevamo abbandonata.
non è che ci debbano insegnare cosa vuol dire. Detto questo, dico anche un'altra cosa. Quando l'ho presentata la candidatura, non è che sono andato a mani vuote e gli ho detto ditemi voi, se vuoi dirigere dovrai presentarti con delle proposte. Diverso è però non ascoltare, perché casomai qualcuno che ha qualcosa da dire. Vi ringrazio anche perché non ho mangiato questa.